Ciao ragazzi e benvenuti su Cinema Graffiti. Anche per questo sabato riesco a portare un piccolo video acquisti. Come potete vedere, ho recuperato gli articoli arrivati in settimana presso il punto locker. Come di fatto vi avevo anticipato nello scorso video acquisti, non si tratta ecco, di una settimana particolarmente intensa ecco, di arrivi, questo lo avevo di fatto preannunciato, però qualcosa effettivamente sono riuscito a recuperare e per cui diciamo un video acquisti lo faccio volentieri. Si tratta di quattro pacchetti di Amazon più uno da Vinted. Ho diciamo approfittato per un'offerta attualmente attiva su Amazon che prevede dai due titoli a salire scontati del 40% e ci dovrebbe essere uno o due recuperi di titoli che si sono, diciamo, ribassati. E direi che possiamo partire con il pacchetto, questo appunto che proviene da Vinted, ovviamente si tratta di un titolo usato. E nel frattempo che spacchetto ecco, questo arrivo, vi anticipo che domani finalmente riuscirò a pubblicare un video che mi è stato diciamo richiesto in più di una occasione. Non vi voglio spoilerare ecco, il contenuto del video, ma mi raccomando guardate il video di domani perché spero ecco, che sarà ecco, un contenuto gradito e mi raccomando poi di commentare le vostre opinioni, ecco come sempre. Allora, procedo con l'apertura di questo pacchetto che devo dire è chiuso particolarmente bene. Aspettavo in realtà in tutto mi pare tre pacchetti questa settimana da Vinted. C'è stato magari qualche ritardo appunto delle poste, non è la prima volta e sicuramente li vedrete poi nel video acquisti della prossima settimana. Allora, ho recuperato ecco, questo articolo, prima che sia, che è uno dei film che mi mancava per completare la filmografia di Johnny Depp. Tra l'altro, allora, questo film lo avevo visto e lo ricordo poco perché l'avevo visto, devo dire, anni fa non era assolutamente male, e questo è uno dei rari casi in cui vado a recuperare degli articoli editoriali perché questo film, e penso di aver cercato bene, è uscito solo appunto in questo formato editoriale. Non ricordo a che rivista ecco, fosse abbinato, però appunto in questi casi, come avevo già spiegato, io non acquisto opere editoriali se non appunto in rarissimi casi come questa in cui appunto abbiamo film che sono disponibili solo nel mercato editoriale e questo è appunto uno dei titoli che ancora mi mancava per completare la filmografia di Johnny Depp. Mi dovranno arrivare ancora un paio di titoli appunto la settimana prossima e poi penso che resterà. Ah, dovrebbe esserci, anzi, forse un'altra cosa che ho acquistato nuova di Johnny Depp, ma ormai siamo veramente agli sgoccioli con quelli che mi arrivano la prossima settimana. Secondo me poi me ne resterà ancora uno, massimo due, per cui insomma sono a buon punto e poi di Johnny Depp mi organizzerò per girare un video monografico a lui dedicato. Allora, passiamo appunto ai quattro pacchetti di Amazon. E sono sincero che non ricordo poi esattamente cosa tutto quello che è contenuto. Ok, questo l'ho acquistato sfruttando appunto questa offerta del 40% di sconto e ho recuperato Il Generale della Rovere, film di Rossellini che mi mancava, edizione DVD della Raro Video. Questo è un film estremamente bello, e film che avevo visionato anni fa, mi mancava in collezione. Rossellini è uno dei registi italiani che apprezzo maggiormente e questo diciamo è qualitativamente un ottimo ingresso in collezione. E poi mi piacciono sempre comunque tantissimo anche queste edizioni ecco, della Raro Video, ecco, mi piace tantissimo tutto quello che hanno sempre proposto nel corso degli anni. Allora, vediamo il secondo pacchetto. Ok, ecco, e questo è il titolo, uno dei titoli appunto che ancora mi mancava di Johnny Depp, altro film che avevo già visionato, un film assolutamente interessante, Cry Baby.
E questo non l'ho acquistato nel pacchetto delle offerte, ma era comunque deprezzato, non ricordo se a 6,99, per cui diciamo un ottimo prezzo. Il film è comunque interessante, film che comunque in futuro andrò sicuramente a revisionare. Poi, allora, il terzo pacchetto, tengo poi per ultimo quello un po' più corposo. Ah, ok, questo è un titolo che ho acquistato appunto sfruttando un ribasso. Si tratta di un documentario di cui ne ho sempre letto bene e attendevo appunto il prezzo giusto per acquistarlo, per poterlo revisionare. Inferno Rosso, Joe D'Amato, edizione ovviamente Midnight Factory. E questo l'ho acquistato per 8 euro circa, sempre queste stupende edizioni della Midnight, ovviamente distribuite dal Plaion, e appunto altro titolo che porto volentieri in collezione e che sicuramente andrò a visionare. Passiamo dunque a quest'ultimo pacchetto, che questo conterrà, adesso non so se tre titoli. Questa è una cosa strana, è la prima volta che mi capita che mi trovo i tre bollini SIAE così da applicare. Questa devo dire è proprio la prima volta. Adesso vediamo se sono effettivamente abbinati a questi film. Sono quattro film tre scusate, in DVD e un Blu-ray. Allora, il primo titolo, Soul Kitchen, questo è un film che non ho visto e mi sembra assolutamente interessante. E sicuramente questo lo andrò a visionare. Collana Beam, Il favoloso mondo di Beam. Questa è un'altra collana che secondo me ha sfornato titoli estremamente interessanti. Ho diversi appunto titoli appartenenti a questa collana e anche questo mi sembra un ottimo titolo. Allora, poi in Blu-ray ho recuperato Il figlio di Saul. Che questo mi mancava, una visione che volevo recuperare da tempo e acquistato comunque a pochi euro, film in edizione Blu-ray con cover scanavo. E questo appunto un titolo sicuramente interessante. E poi ho un altro recupero per un altro grande film italiano che mi mancava in collezione. Film che comunque avevo già visto tempo fa, I girasoli di De Sica. Anche i film, ecco, di De Sica li voglio comunque recuperare un po' tutti, ecco, in collezione. Questo è un grande film, mi è piaciuto tantissimo, con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, ottima opera, ottimo esempio, ecco, di cinema, per cui appunto un altro titolo che vado a portare in collezione molto volentieri. Con questo appunto concludiamo questo breve, ecco, video acquisti. Come già avevo appunto anticipato, aprile, ecco, sì, non regalerà, ecco, corposi video acquisti, visto che insomma inizio mese ho acquistato cose importanti. Poi sicuramente anche a maggio ci sarà qualche novità comunque interessante, ma qualcosa insomma io possibilmente, ecco, tutte le settimane cerco di recuperare. Detto questo, se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete un like. Per qualsiasi vostra considerazione, mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti. E se ancora non lo fate, seguite il mio canale perché io sempre cercherò di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo nel mio prossimo video.